SPA, di procedere alla riorganizzazione aziendale, terziarizzando la logistica e i servizi generali, non poteva non destare preoccupazione, per cui ho proceduto stamattina, nei giorni scorsi, ma è stata formalizzata stamattina, dopo aver sentito anche l'assessore Lina e l'ingegnere Telesca, affinché un ordine del giorno da me predisposto potesse avere un'integrazione e una, diciamo, unanime consenso in questo Consiglio. Abbiamo trovato una soluzione diciamo, unitaria insieme a tutti gli altri colleghi e vado a leggerlo. Considerato che i lavoratori dello stabilimento Monticchio Caudianello hanno proclamato dallo scorso 21 novembre uno stato di agitazione sindacale a seguito della comunicazione dell'amministratore delegato della Caudianello SPA nel corso della riunione del 10 novembre 2009 presso la sede di Confindustria Basilicata di voler terziarizzare la logistica e i servizi generali, valutato che il disagio ha preso le forme di un vero e proprio sciopero aziendale all'indomani della lettera di licenziamento fatta pervenire a due operai e che il piano di riorganizzazione si rivela pregiudizievole per la posizione contrattuale dell'organico aziendale. Ritenuto che reale è il rischio di aprire la strada allo smembramento di una grande azienda, tra le prime 10 imprese italiane di acque minerali naturali e che si colloca al quarto posto tra quelle di acque effervescenti, protesa una forte espansione verso il mercato internazionale. Osservato che i lavoratori della Caudianello SPA esprimono forti preoccupazioni sul futuro dello stabilimento, ormai radicato nel territorio del Vulture, e che devono essere accantonate tutte le ipotesi relative al dimensionamento delle risorse umane esistenti, il Consiglio Comunale di Lionero delibera di associarsi ad ogni forma di iniziativa utile a sostegno dei lavoratori della Caudianello SPA, di ritenere la proposta di terziarizzazione non coerente con l'attuale assetto aziendale, significando che l'eventuale riorganizzazione deve comunque salvaguardare l'attuale livello occupazionale, di impegnare il sindaco di Lionero a seguire la vicenda di concerto con altre amministrazioni presenti sul territorio e in chiusa abbiamo integrato un ultimo comma di chiedere che i dipartimenti ambiente e attività produttive della Regione Basilicata vigilino affinché la risorsa pubblica data in concessione venga utilizzata sempre nel rispetto dei lavoratori. Grazie al consigliere Brienza. L'ordine del giorno testé letto dal consigliere Brienza è stato concordato dai capigruppi consigliari, quindi posso tranquillamente mettere ai voti questo ordine del giorno. Chi è d'accordo è invitato ad alzare la mano. Relative all'esercizio in chiusura al 31/12/2009. I dati salienti di questa manovra sono i seguenti. Da un punto di vista quantitativo, l'entità della manovra di assestamento 2009 è piuttosto contenuta, è pari a poco più di 580.000 euro. Se la si raffronta con l'ammontare complessivo del bilancio del Comune, che è pari a circa 9.858.000 euro. Nel dettaglio possiamo rilevare maggiori entrate per 223.685 e minori entrate per 109.000 euro, quindi maggiori entrate nette per 114.685, utilizzate per 48.500 per maggiori spese correnti e per 66.185 per spese in conto capitale, in quanto rivengono da entrate correnti una tantum. In un'analisi più approfondita possiamo evidenziare che le maggiori entrate risultano soprattutto da maggiori entrate tributarie per un totale di 60.500. Le cui voci più significative si riferiscono ad ICI per un aumento di 10.500, TOSAP per 28.000 euro e TARSU per 25.000 euro. Dobbiamo invece registrare una diminuzione per quanto riguarda i trasferimenti statali e regionali pari a 21.000 euro. L'altra voce di entrate in aumento invece è rappresentata dalle entrate extratributarie che si assesta a 75.000 euro.
Invece, passando alle spese correnti, quindi possiamo registrare minori spese dovute a piccole economie che sono state fatte nei vari servizi, pari a 532.000 euro, e maggiori spese per 581.000 euro. Quindi la differenza fa maggiori spese nette pari a 48.500 che verranno finanziate con la quota delle maggiori entrate nette. Il problema del sito di stoccaggio dei rifiuti REA, se non ricordo male, quello che riguarda sostanzialmente gli elettrodomestici, i quali vengono ritirati, no, non gli comprati stessi, gli elettrodomestici che gli esercenti sono tenuti a ritirare sulla base dell'incentivo alla rottamazione, diciamo così. Occorreva un sito che avesse un determinato tipo di autorizzazioni, il Comune di Atella ha sciolto le riserve e quindi questa settimana dovremmo uscire anche con i manifesti su questo. Su tutto quanto il resto stiamo chiedendo all'impresa, appunto nella logica che, se non capisco male, diceva prima il consigliere Colomilla, di anticipare un poco di raccolte straordinarie di quelle che sono previste nel capitolato, di anticiparla prima in accordo esattamente, in modo tale da evitare esborsi che ogni volta sono significativi a carico del Comune. Questo problema io spero che a partire dal 1° gennaio sia definitivamente risolto, perché viene messo a regime un meccanismo per effetto del quale i cittadini sanno con esattezza quali sono gli orari e le giornate presso cui si possono, nelle quali è possibile presso i siti deputati depositare i rifiuti incombranti, oppure dove è ubicato il sito presso il quale ci si può recare autonomamente a smaltire gli incombranti. L'altra questione riguarda il conferimento in discarica. Su questo c'è stata una protesta svolta congiuntamente da tutti quanti i comuni che sono costretti da alcuni mesi a conferire presso la discarica di Venosa. Abbiamo tenuto una riunione in provincia e abbiamo rivolto un documento al Presidente della Giunta Provinciale e al Presidente regionale dell'ANCI, perché è diventato intollerabile che alcuni comuni, quelli che si trovano ad ospitare nei loro territori le discariche, facciano un uso delle discariche di 4 volte in un anno, la tariffa di conferimento a carico dei comuni. Siccome gli investimenti che si realizzano per la costruzione delle discariche sono in larghissima misura ricadenti sulle comunità provinciali, regionali o quantomeno di ambito zonale, non è possibile che a sostenere il costo degli investimenti siano bacini territoriali ampi ad avvantaggiarsi dei profitti di quell'investimento sia solamente il comune in cui la discarica ricade. Abbiamo chiesto